classici tornano a Venezia. Esattamente, ed è una fortuna perché secondo me non si può guardare al cinema del futuro se non si conosce bene il cinema del passato. Questo vuole di coordinare con gli studenti giovani, come lo interpreta? Ma guarda, quando il direttore Alberto Barbera mi ha regalato questo privilegio e abbiamo avuto il primo scambio di opinioni, mi ha detto la cosa più importante è usare la maieutica, che è una parola che io adoro e che uso sempre con i miei figli. Difficilmente gli impongo un pensiero, ma cerco di suscitare loro delle riflessioni che portino a un pensiero personale. Quindi mi auguro che con i ragazzi succeda allo stesso modo, anzi che loro esercitino maieutica con me, visto che sono freschi di studi, neolaureati, magari su alcuni argomenti ne sanno più di me, o quantomeno ce l'hanno più freschi. Poi c'è anche questo bello abbinamento, i classici, quindi ovviamente restaurati, con i giovani, la storia, esattamente, il futuro. Esattamente, guarda, è un viaggiare sia nello spazio, perché il cinema fa sempre viaggiare un po' nei vari continenti, e stavolta anche nel tempo, perché andiamo nei decenni passati, nel millennio passato. E senza entrare ovviamente nel merito, quanti sono i film che state vedendo? Sì, i documentari sono 18 più uno, in realtà, cioè i film restaurati, 18 più uno, che è stato il film di preapertura, Stella Dallas, fuori concorso, invece in concorso sono 18, ce n'è di tutti i gusti, da Turner, Uzo, Suzuki, Pasolini, sì. E poi abbiamo invece 9 documentari sul cinema. Si sente un po' la responsabilità di fare questo ruolo dopo 2 anni in cui la sezione non c'era per le ragioni del Covid? Grande responsabilità, e finalmente capisco anche quanto è difficile sia il lavoro di selezionatore, delle volte odio amore anche con i miei film, quando mi hanno preso, quando non mi hanno preso, ma mi accorgo davvero che è difficile quando ti trovi davanti a dover dire questo sì, questo no. Adesso per esempio i documentari che ho già visto tutti, quindi non faccio nessuno scoop, sono uno più bello dell'altro, per me potrebbero vincere tutti, quindi ora sceglierne uno, perché il regolamento tra l'altro non prevede nemmeno un exequo, sarà difficilissimo. E il suo rapporto con Venezia? Dire che l'adoro è dire poco, sono stato qui la prima volta alla fine degli anni 80, ho dei ricordi meravigliosi, sia con i 3 film che hanno partecipato alla mostra, quindi nel 91, nel 93 e nel 2018, ma sia sempre, perché la mostra è parte della Biennale, che a sua volta è una delle istituzioni culturali più importanti, se non la più importante del mondo, quindi ho visto crescere i miei figli, tra l'altro uno dei miei figli fa il compleanno il 30 agosto, quindi l'abbiamo festeggiato quasi sempre qua, li ho visti diventare da nanetti a giganti, insomma è un rapporto fantastico. Dopo la mostra, i suoi progetti? Ho un film in uscita che si intitola Il Maledetto, tratto una rievocazione moderna del Macbeth di Shakespeare, dove lì c'è un generale che vuole farsi re per ansia di potere, qui c'è un picciotto della mafia pugliese che vuole diventare padrino. E poi invece quest'autunno, ed è il motivo di questo barbone, girerò un film dove interpreto uno sceneggiatore di film di serie B negli anni 70, quindi in piena contestazione, post 68, eccetera, che si mette in testa di scrivere un film tratto dalla Recherche di Proust per Luchino Visconti. Per lei cos'è il cinema? L'ho sentita dire già questa risposta, l'ha data Godard, l'hanno data altri, ma la do anch'io, è la vita. Nel senso che le cose più belle della mia vita sono legate al cinema, la colonna vertebrale della mia vita è legata al cinema, il sostegno anche quotidiano della mia famiglia, come si dice, il pane quotidiano è il cinema, quindi davvero è la vita. Altri suoi hobby, passioni? Il calcio. Per chi? Tifoso della Juventus. Miseria, non è difficile essere tifoso della Juve. Ed è quasi impossibile non esserlo essendo nato a Torino come me. E un'ultimissima cosa che volevo chiedere è una parola chiave secondo lei di questa mostra in generale. Ma mi piacerebbe rinascita, perché il Covid ci ha lasciato tutti, non dico morti, ma un po' svenuti, quindi è un po' tornare alla vita, quindi credo che rinascita sia una parola chiave. A parte i film che deve ovviamente valutare, ne vede anche altri? Certo, sì, sono riuscito a vedere il film d'apertura, ho visto il film di Gnarrito, ho visto il film di Guadagnino, stamattina
ne vado a vedere un altro. Cerco di, come sempre facevo, anche quando non avevo il privilegio di essere un giurato, di vedere più film che posso. Ho visto, mi sembra, sul suo profilo Twitter che ha fatto un bel messaggio a Vittorio Gassman. Sì. Sì, beh, Vittorio Gassman è un altro dei grandi amori della mia vita. La farò breve, non voglio fare un'intervista a fiume, ma ero suo fan. Quando avevo 12-13 anni lo inseguivo nei camerini. Poi sono stato suo allievo alla sua scuola. Mi ha fatto debuttare come attore. Posso dire senza falsa modestia di essere stato suo amico. Sono l'ultimo regista che l'ha diretto, l'ultimo film l'ha fatto con me. Mio figlio si chiama Vittorio, si può capire che tipo si di... Si chiama Vittorio in onore di Gas. Un'attore di Gas, ma è un rapporto davvero a 360 gradi. Potrebbe fare per favore un saluto ai nostri telespettatori che sono anche i suoi fan? Certo. Di Antenna 3? Antenna 3, telespettatori di Antenna 3. Sia che siate miei fan, sia che mi detestiate, è lo stesso, io vi voglio bene e seguite questa bella televisione. Alla grande.